I protagonisti delle monografie di Luci della città in ambito musicale sono stati spesso dei pianisti, dei chitarristi o dei cantanti, meno spesso bassisti al centro di questi approfondimenti, perché forse capita meno frequentemente che siano anche dei creatori di musica, degli autori, dei compositori. Non è il caso di Giulio Corini, che da adolescente ha cominciato a studiare basso e contrabbasso con Franco Testa, poi con altri nomi celebri del mondo della musica, soprattutto jazz in Italia. Ha vinto borse di studio, ha frequentato la Berklee School legata a Umbria Jazz, poi si è spostato a Siena e molte altre parti d'Italia. Ora è l'anima di alcune formazioni e ci ha ospitato nella sua casa per parlare di quello che gli è successo finora, dei suoi progetti, anche di una nuova associazione culturale che è diventata un punto di riferimento a Brescia. Lo vediamo in questa intervista. Le immagini, come sempre, sono di Enrico Fappani. Molto jazz, un po' di pop e cantautorato. Insomma, a leggere la biografia di Giulio Corini sembra quella di un jazzista settantenne, invece è del 1979. Com'è? Com'è che c'è tutta questa biografia già? Ma ho cominciato, appunto, come dicevi, a suonare in prima superiore con i soliti gruppetti tra compagni di classe, e poi ho avuto la fortuna di essere seguito da subito, appunto, da Franco Testa, e piano piano mi ha introdotto al jazz, diciamo, quindi facendomi ascoltare delle cose, facendomi suonare qualche pezzo di estrazione jazzistica, diciamo. E sono rimasto molto affascinato da questa musica. Anche mi ricordo i primi concerti che ascoltavo di jazz, non capivo niente di quello che stavano suonando, però mi ricordo proprio questo impatto, questa musica molto forte. E da allora, piano piano, grazie a collaborazioni, a frequentazioni di musicisti più esperti di me, più navigati, diciamo, piano piano, insomma, si sono create tutte queste situazioni. Ci sono ad esempio dei laboratori permanenti di ricerca musicale e chi è escluso da queste cose è molto incuriosito da un luogo del genere. Cosa si fa in questi posti? Succede che ci si trova mensilmente, con appuntamento mensile, presso la Fondazione Siena Jazz. Questi laboratori sono tenuti da Stefano Battaglia e a seconda delle nostre esigenze e delle nostre richieste, di quello che vogliamo fare, di quello che ci prefiggiamo di fare come percorso artistico durante l'anno, lavoriamo ininterrottamente per tutta la giornata, dalla mattina alla sera, e si fa ricerca in quel luogo, si va molto in profondità, diciamo, ai vari elementi che non si toccano aspetti tecnici, diciamo, sul proprio strumento piuttosto che sul pezzo, ma si lavora più sul concetto di fare musica e sul risultato un po' più profondo rispetto al puro aspetto tecnico. Quando scrivo musica, o penso a un gruppo o
penso appunto come compositore, non tengo tanto presente lo strumento che suono, non scrivo da bassista, diciamo, ma più che altro penso a un suono, a dei musicisti e cerco di organizzare della musica per questi musicisti. Più che la parte scritta, diciamo, ho sempre in mente l'improvvisazione, una situazione improvvisata che può scaturire dall'unione di certi musicisti con certi input, diciamo, che posso dare io, che posso, più che altro è di organizzatore musicale più che compositore in senso classico, tra virgolette. E quindi mi piace pensare a delle combinazioni di strumenti, combinazioni di musicisti, e cerco di organizzare della musica per dare una struttura, un senso a quello che faccio. È stato aperto un nuovo spazio in Contrada del Carmine e l'obiettivo è quello di essere un po' aperti a 360 gradi verso molte forme d'arte. Quid è un laboratorio, è un contenitore, è uno spazio fortemente voluto da me, da mia moglie Giulia, da appunto Alessandro Pedretti e Emanuele Gabusi, e cerchiamo di favorire l'incontro tra musicisti, pubblico, e vorremmo essere un punto di riferimento anche per chi è appassionato d'arte e di musica. Non vogliamo creare un jazz club, piuttosto che non vogliamo fermarci su un genere, ma vogliamo garantire una qualità alta, stimolando anche la curiosità e stimolando appunto gli ascoltatori, proponendo appunto musica assolutamente diversa da uno spettacolo all'altro. Da New York al Canada, da Edimburgo a Roma. In molti casi sono stati festival di vari angoli del paese a commissionare lavori a uno dei coreografi più noti sul piano internazionale, Shen Wei. Al Teatro Grande di Brescia è arrivata la seconda e la terza parte di una trilogia che è stata anche in questo caso commissionata da festival in vari luoghi del mondo. Uno spettacolo che ha avuto ispirazione dai viaggi in Cambogia e in Cina lungo la Via della Seta. Vediamone le immagini più emozionanti. Cambogia e Cina, templi e uomini in marcia. Sono le icone più conosciute di questi paesi dalla storia antichissima e dal presente in forte cambiamento ad aver impressionato Shen Wei in alcuni dei suoi viaggi. La terra dei luoghi sacri di Angkor ispira la prima idea coreografica portata in scena al Teatro Grande, commissionata nel 2007 da Le Grand Ballet Canadien de Montréal, Re Part 2, una creazione di danza contemporanea che ha il sapore di una tradizione solo leggermente rivisitata. In realtà il lavoro è profondo, ma la mano lieve, come in molti progetti dell'allievo di Merce Cunningham. I suoni sono quelli della giungla e di un gruppo di artisti che si accompagna con strumenti fatti a mano.
La coreografia della fase iniziale della prima parte è secca, scarna, per niente sentimentale. Non c'è passione umana all'inizio, solo mimesi della natura, che raggiunge tuttavia ben presto un picco di sensualità quasi animista nella trasformazione di un corpo femminile in un albero, con il respiro che simula l'intrico di tronchi e radici, la linfa e il soffio della natura. Shen Wei ha costruito una delle coreografie dei giochi olimpici di Pechino ed è proprio in quell'occasione che, al ritorno da un viaggio lungo la Via della Seta da Pechino a Xi'an fino alla città di Kashgar, al confine con il Tagikistan, nota le trasformazioni della capitale e riflette sulle differenze con New York. Questo contrasto tra comunismo, rigidità socialista e spirito di gruppo da una parte e individualismo edonismo dall'altra emerge nella danza di Re Par Tri, molto più astratta e moderna della parte cambogiana. Se i punti di forza dello spettacolo della Shen Wei Dance Arts sono i momenti di poesia ottenuti con l'uso di una lentezza di movimenti controllatissimi, i lati meno felici riguardano la presenza poco marcata di un vero sviluppo, ostacolato dalla divisione in due capitoli assai diversi, e la troppo didascalica opposizione tra danza corale e danza dell'individuo, anche se il progetto Re conferma la qualità del lavoro di Shen Wei, coreografo, ballerino, designer, che cura oltre alla danza anche il trucco, le scene, i costumi, ed è profondamente influenzato dalla pittura e dalla scultura contemporanee e classiche. E ora siamo molto felici di parlarvi di una nuova rubrica, un nuovo appuntamento all'interno dei Luci della Città. Il nome dello spazio è L'Onda Locale, a curarlo per noi Gianpaolo Franchi. Appuntamento con la nuova musica bresciana, perché da questa settimana a Luci della Città vogliamo approfondire le nuove tematiche, le nuove onde della nostra scena locale. E partiamo da Proto Samba, il progetto di due che hanno ascoltato di tutto e suonano di tutto. Un po' di strumentista, cantautore, tablo, un pittore che fa anche il musicista, Claudio Curra. Insieme hanno dato vita ha un EP che va considerato come un quadro o come un libro, infatti non verrà mai proposto dal vivo, non verrà mai suonato in concerto. Un piccolo disco un po' elettrico, un po' acustico, in cui si mescolano le influenze più disparate, ma anche a livello visuale, anche nei video. Per un argonauta luminosa, solare, una canzone che fa pensare alla spiaggia, che fa pensare all'estate, che come contraltare ha un video che porta sia Tablo che Claudio a Londra, nelle vie della città del Big Ben. C'è un altro pezzo, L'Ambiguo, che invece riporta agli anni Ottanta, anche nella simbologia alla Sign of the Times di Prince. Sono le due anime di questo progetto, di Claudio e Tablo, di questo Proto Samba. C'è Paul Simon, c'è Nick Drake, ma c'è anche Beck, ci sono i Blue Vertigo citati più volte, e in questo modo è come passare nello stesso disco, con lo stesso progetto, dalla spiaggia all'appartamento. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, ma poi Luci della Città torna con altro teatro e altra musica da ascoltare. Nell'apertura del programma di questa settimana abbiamo parlato di un certo tipo di improvvisazione musicale. Ora usiamo di nuovo questo termine, ma in tutt'altro ambito, quello del teatro, e precisamente quello di un match, una specie di partita giocata da due squadre diverse di attori con un arbitro molto particolare. Sentiamo di cosa si tratta. Ferma Thomas! Neanche me li vuoi se riusciva così cose da dove? Lasciamo stare Mary Poppins. Lei del Poppins ha solo il po'. Che fa? Che fa con mia moglie? Mi scusa! Che ha fatto con sua moglie? Chi non ha fatto con sua moglie? Sentivo un cerchio alla testa! Ma che cerchio? Tu fitte, pensi? Comunque, non abbiamo interrotto a caso il vostro sproloquio. Fatti dal caso che noi abbiamo qui... Oh no, questa è una banana. Una pistola! Lei ha capito cosa ha detto? Deve essere il figlio di Fruttivendolo, nel
150° anniversario dell'Unità d'Italia, quale modo migliore per festeggiare l'unione tra nord, sud e centro del paese che quello di immergersi nell'atmosfera vitaminica, comica, parodistica dei match di improvvisazione teatrale che a Botticino spopolano in queste settimane al Centro Lucia, culla anche di una prolifica scuola. Lo scorso venerdì si sono affrontate una squadra toscana, Arezzo, e la capitale, Roma, e quest'ultima è stata sconfitta. Brescia-Roma è invece l'attesa sfida di queste ore, mentre venerdì 28 ottobre, per i campionati di Final Four Coppa Italia, che precedono di alcuni mesi gli attesissimi mondiali, sempre a Botticino, Arezzo sfiderà l'ex capitale del regno, Torino. Partite di recitazione e fantasia in cui l'apporto del pubblico è fondamentale, dalla proposta dei titoli all'inno da cantare mano sul cuore alle votazioni. Da Germana Apostoli, chi sei? Una dei dodici. Brava Germana, ho nel cuore tuo marito, adesso scoprirete perché. Perché il titolo della prossima improvvisazione è L'ordine è il mio scopo nella vita. Il numero dei giocatori è illimitato, la categoria è libera, la durata sono 5 minuti. Nei match di improvvisazione teatrale è proprio il pubblico a dare il tema agli improvvisatori sul quale poi improvvisano. Da un tema e l'arbitro poi decide una categoria con la quale svolgere questo tema. Un esempio potrebbe essere che uno spettatore dà il titolo Un'intervista impossibile. Il numero dei giocatori e l'arbitro decide che questa improvvisazione con questo titolo sarà fatta, non so, alla maniera di Quentin Tarantino, alla maniera dei film horror, alla maniera degli antichi romani, forse no perché non esistevano ancora le interviste. Oppure potrebbe dire, dare un titolo, un'improvvisazione dal titolo un invito fantastico. Numero di giocatori tot per squadra, categoria alla maniera della rima. E allora appunto gli attori ci pensano, hanno 20 secondi di tempo per pensarci e poi un attore potrebbe dirti guardandoti, vedi, mia cara Sara Centenari, che solo alla luna i tuoi occhi sono pari. Te sei anche una brava giornalista e sai quanto da Brescia Botticino dista. Quindi potete venire tutti a vedere un match di improvvisazione teatrale, che è lo spettacolo più rappresentato al mondo, tale quale. Venite tutti quanti, se venite presto potete anche sedervi davanti. Ecco, questa sarebbe un'improvvisazione che l'attore fa e il pubblico alla fine di ogni improvvisazione è anche chiamato chiaramente a decidere chi delle due squadre, quale delle due squadre è stata la migliore. Alla fine della serata vincerà la squadra con più punti. Non è un periodo molto facile per la cultura, ci sono spazi che chiudono, fondi che vengono tagliati, però in Valle Camonica invece è nato un teatro. Si chiama Teatro delle Ali e ci sono stati molti giorni di inaugurazione, l'ultimo evento, il concerto di Stefano Bollani e poco prima Lilliard Ensemble, ma non solo. Vediamo in cosa consiste questa ricca programmazione culturale. Legata ad uno scoglio, mi piace bevi, così quando mi sveglio col sorgere del dì, ti trovo che aspetti, legata a quello scoglio lì. Oh sì, 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 perché fidarmi dei tuoi baci, non posso credere, perché se c'è la nebbia svanisci lì per lì, io per questo che ti tengo, legata a quello scoglio così. Beh, forse sarà un po' scomodo, ma l'amore è anche sacrificio. Io non ti ho portato a mare per lasciarti spaciucchiare dal giovane leone. Stefano Bollani è un individuo talmente raro che pur non guardando la TV, almeno così sostiene, sa costruire un programma di terza serata che sta avendo ottimi riscontri su Rai 3 la domenica sera. Sostiene Bollani è una trasmissione di musica, cultura, letteratura che passa dal cabaret berlinese degli anni 30 ai duetti del pianista con Paolo Fresu e Trilok Gurtu alla messa in onda del Silenzio di John Cage, più di 4 minuti di assenza. Per non perdere l'abitudine al palcoscenico, però, il musicista milanese continua ad amare il contatto con il pubblico dei suoi concerti e così era uno dei nomi più attesi del ricco cartellone del Teatro delle Ali.
Teatro delle Ali regala più di una settimana di eventi inaugurali, con un programma interessante e vario curato da Fabio La Rovere. Dall'esibizione da camera dell'Iliard Ensemble, con il suo viaggio dal Medioevo al Rinascimento, all'omaggio alla Callas. Dai percorsi nel folklore musicale centroamericano a Vesperanza, che replica domenica 15. Spettacolo sulla vita di San José María de Yermo y Parres, fondatore dell'Istituto delle Serve del Sacro Cuore di Gesù e dei Poveri, giunte a Breno dal Messico. Dal Festival di Ghedi in questi anni sono nati autori e interpreti che poi hanno calcato importanti palcoscenici nazionali. Siamo arrivati al momento della finalissima che quest'anno per la prima volta si sposta dalla provincia, giunge in città e quindi la finale del 15 ottobre si svolge al Pala Brescia. Federica Carminati aveva convinto la giuria del festival 12 mesi fa con un brano intitolato Sulla Luna. Tra poco si conoscerà il nome del nuovo vincitore del Festival di Ghedi. La finale è infatti prevista per sabato 15 ottobre alle 21, per la prima volta al Pala Brescia. Saranno 10 concorrenti che si contenderanno la kermesse giunta al rush finale, selezionati tra 27 partecipanti provenienti da 15 diverse province, 8 le regioni d'Italia rappresentate. La commissione cappeggiata da Tony Vandoni, direttore artistico del Festival e di Radio e Video Italia, ha compiuto le sue scelte lo scorso 25 settembre a porte aperte. Uno dei concorrenti otterrà il premio speciale Warner Chappell, illustratoci da Paolo Gatti. Allora, è un premio decisamente importante che anche quest'anno mettiamo in palio. Un anno di contratto con Warner Chappell, che è una delle case editrici musicali più importanti in Italia. Quindi siamo fieri di questo. Sarà assegnato direttamente dalla direzione artistica di Warner Chappell, che sarà presente, rappresentata dal direttore artistico, appunto Marco Ragusa, che deciderà insieme, chiaramente, sentendo anche il parere degli altri giurati, quale secondo lui è l'artista più completo e meritevole di vincere questo premio. Diciamo che dopo anni di esperienza con un concorso che dava spazio e parecchio alle cover, abbiamo deciso di puntare negli ultimi anni esclusivamente sui brani inediti. Crediamo che questo sia il percorso che i giovani devono fare, quindi avvicinarsi alla musica attraverso l'interpretazione di brani famosi, ma poi se si vuole intraprendere questa professione, questo mestiere, bisogna misurarsi con la propria creatività musicale. E quindi ecco perché il Festival di Ghedi ha deciso di portare avanti la causa dei brani inediti. Dopo la serata del Galà al Teatro Gabbiano di Ghedi, il venerdì, in cui 10 finalisti si esibiscono sullo stesso palco di 5 artisti che hanno cantato all'Ariston di Sanremo, vincendo in qualche caso come nuove proposte, si tratta di Riccardo Maffoni, Laura Bono, Tony Maiello, Jacopo Ratini e Serena Brami, la finale del concorso sabato avrà come guest star Neck, che prende il posto di Alexia, madrina della kermesse, nel 2010. Il meglio della fase finale sarà trasmesso da Brescia.tv.
siamo arrivati agli appuntamenti di questo fine settimana. Abbiamo già detto che siamo giunti alla finalissima del Festival di Ghedi, ma sabato 15 ottobre, negli stessi momenti, altre proposte interessanti. Al Centro Lucia di Botticino, spettacolo di Stefano Zeni che presenta il suo ultimo lavoro, e oltre a questo concerto segnaliamo anche Zibba alla Vigna di Roe Volciano per una sorta di anticipo del Festival di Cantautori Musica da Bere. Domenica, attesissimo concerto di Daniela Dessì e Fabio Armiliato, una grande serata di lirica al Teatro Grande per un importante scopo di beneficenza. Se volete rivedere molti dei contributi di Luci della Città, c'è la pagina su Facebook e anche su YouTube. La nostra mail è lucidelacitta@brescia.tv.it. Un felice fine settimana da Sara Centenari e da Enrico Fappani in regia.